Sì, Francesca, il mondo dello spettacolo piange Bibi Ballandi, che ci ha lasciato stamattina, è morta a 71 anni dopo una lunga malattia, eccolo qua. È un grandissimo, non è solo il mondo dello spettacolo, è il mondo della musica, anche, no? Che piange Bibi Ballandi, è quello che aveva portato per esempio Bob Dylan di fronte al Papa, è stato quello che ha inventato grandi show televisivi, che ha inventato un po' il one man show, ha portato quantomeno qui in Italia il one man show, quindi pensiamo a Panariello, a Bolle, a Celentano, a Fiorello, che una volta, grato a Bibi Ballandi, quando venne premiato al premio di regia televisiva, volle che Bibi salisse sul palco. Rivediamo quel momento. Ho l'onore di consegnarti il premio Oscar TV per il più grande spettacolo tu. Dopo il weekend. Perché io voglio fare una cosa, che non, una cosa strana stasera. Voglio coinvolgere una persona che io lo so, quando dirò il suo nome sverrà lì sulla sedia dov'è. Ma questo premio io vorrei che lo tenesse lui nel suo ufficio, a una condizione. Che lui salga qui sul palco. È una persona di cui tutti hanno sentito parlare, tutti, non c'è uno nel mondo dello spettacolo, anche voi pubblico a casa, quanti di voi hanno sentito parlare di una persona che si chiama, è un nome, è una persona importantissima con un nome un po' meno, perché si chiama Bibi, uno che si chiama Bibi di nome, si chiama Bibi e si chiama Bibi Ballandi. Ora so che lui è in imbarazzo totale, ma io vorrei che tu salissi con me sul palco per la prima volta nella tua vita, io vorrei che il pubblico da casa ti vedesse, perché quest'uomo qua, Bibi Ballandi, da 50 anni, da 50 anni, signori, sta dietro gli artisti, sta dietro gli artisti. Io vorrei che tu questo è un uomo di chiesa, sappiatelo, diamo alla chiesa quello che forse è stato un po' tolto da questo palcoscenico. Lui è uno che va tutte le domeniche a messa, Celentano a confronto suo e Belzebù, lui è abbonato a Famiglia Cristiana, ha abbonato all'Avvenire, all'Osservatore Romano, ho tutto. Bibi, non è che te lo regalo, voglio che tu lo tenga nel tuo ufficio, perché te lo meriti, a nome di tutti gli artisti con cui tu hai lavorato. E sono molti che devono molto a Bibi. Allora, si vede proprio la gratitudine di Fiore per Bibi Ballandi. Oggi lui ha scritto questo su Twitter, tantissimi artisti hanno voluto esprimere il loro cordoglio anche attraverso i social, possiamo vederlo. Fiore ha scritto, dopo di lui tanti si sono uniti a questo ricordo di Bibi. Eccolo qua, questa sera, il Rosario della Sera, la trasmissione di Fiore, non andrà in onda neanche domani. Bibi Ballandi è volato in cielo, profondo dolore. Poi tanti altri hanno risposto a quello che ha scritto Fiore, Marco Masini, Biagio Antonacci, Paola Saluzzi e tantissimi, tantissimi altri, Nicola Savino, Giulio Coria, Lucarelli e tantissimi altri. Qui in studio abbiamo invitato Dario Salvatori, critico musicale, ricordiamo Bibi Ballandi ha creato il Bandiera Gialla. Come no? E qui adesso ci racconterai Umberto Broccoli, che grazie. Invece ci racconterà la televisione che ha portato Ballandi a tutti noi con show meravigliosi e seguitissimi. Tra pochissimo. Ci ha lasciato un asso dello spettacolo stamattina all'età di 71 anni Bibi Ballandi, dopo una lunga malattia. Lui aveva creato, Dario Salvatore aveva creato il Bandiera Gialla, no? Sì, lì siamo già al Bibi Ballandi imprenditore, scoprì che lui parte come road manager di Rimini, no? Certo, sì. Lui parte come impresario, lì c'è la fierezza dell'Emilia, l'aspetto virtuoso, lui figlio di impresario, già da ragazzino di bottega inventa e prosegue il concetto di balera, di liscio, c'è l'Emilia, negli anni 50 e 60 metà dei cantanti erano emiliani o romagnoli di musica leggera, e questo è il suo habitat in cui cresce, in cui diventa un numero uno, ma sempre il suo ruolo è sempre stato quello di mettere a proprio agio gli artisti, che non è, certo, una cosa da poco, dal grande affetto, un sì, senso di sì. Li avvolgeva, no? E questo per un artista è importantissimo, infatti tanti stanno esprimendo il loro affetto attraverso i social. Gianni Morandi ha scritto poco fa, anzi poche ore fa, un tweet che adesso stiamo per vedere. Invece in collegamento dovrebbe esserci
Eccolo qui, vedete, c'è questo ricordo di Gianni Morandi, una foto insieme, bellissima, loro due, tre amici bolognesi, Bibi, Lucio ed io, che si consideravano come fratelli. Ciao Bibi, grazie per tutto quello che mi hai insegnato e donato. In collegamento Gigi D'Alessio. Ciao Gigi, buonasera. Eccomi qua, buonasera a tutti. Ciao Gigi. Tu hai fatto con lui un programma da New York e volevi lasciarci un ricordo di Bibi. Sì, con Bibi, Bibi è stato il primo a portare, a farmi fare un programma in prima serata di due puntate su Rai 1 che si chiamava Questo sono io. Poi dopodiché abbiamo usato, mi ha fatto andare a New York a Radio City Music Hall, sempre due puntate per Rai 1. Tutti i programmi televisivi che lui faceva, sia con Morandi, con Fiorello, con Morandi, insomma, ma ha sempre invitato me a cantare, poi mi voleva bene, questa è la cosa fondamentale. Quindi era un grande uomo, ma un grande uomo di fede. Scusami, non ho sentito l'ultima parola. No, dicevo, Bibi, oltre ad essere un grandissimo, un gran signore, era anche un grande uomo di fede. Certo, certo. Grazie Gigi D'Alessio per questo ricordo di Bibi Ballandi, ci ha raggiunto a Milano. Buonasera a voi. Ciao Gigi. Alba Parietti, che saluto. Ciao, ciao Alba. Tuo ricordo di Bibi. Allora, Bibi per tutti noi non è ricordo solamente del lavoro, che bene o male ha toccato tutti, perché Bibi è stato anche manager mio, ma abbiamo lavorato, chi fa televisione non può non aver vissuto con Bibi Ballandi, ma quello che è di Bibi è impressionante ed è la cosa per cui veramente tutti piangiamo oggi come dei figli rimasti orfani di un padre, un uomo che ti dava qualcosa che nel mondo dello spettacolo è molto difficile da trovare, cioè la sensazione di essere ascoltato, di una grandissima umanità, una persona che andava al di là dell'essere manager, cioè lui lo faceva come lo facevano forse una volta, per cui la tua vita era anche la sua vita, lui si preoccupava. Noi tutti, voglio dire artisti e tutti i ragazzi della Ballandi, che io saluto e abbraccio, perché io credo che in questo momento alla Ballandi ci sia un grandissimo lutto, perché il lutto di aver perso un padre, perché Bibi è stato per noi nella televisione un padre, lui non aveva figli, ma eravamo veramente, non è per modo di dire, eravamo veramente tutti figli di Bibi, tutti sì. Quelli che lavoravano per lui. Io ti voglio dire solo questo, noi sapevamo da tempo che Bibi combatteva contro questa malattia e le ultime volte che ci siamo visti Bibi era estremamente provato e ogni volta che io lo sentivo al telefono, alle volte, anche per sfogarmi, lui aveva sempre una parola e un'attenzione. Mi rispondeva spesso con una voce rotta anche dalle cure e dalla malattia che lo stava veramente divorando, e lui con grande dignità non voleva far pesare a nessuno di noi, perché lui non ha mai voluto far sapere fino in fondo a noi quali fossero le sue reali condizioni, anche se tutti l'avevamo capito. E come io ricordo solo mio padre, lui non voleva che noi soffrissimo o in qualche maniera fossimo coinvolti nella sua malattia, e tutte le volte mi diceva: Alba, scusami, non riesco a parlare bene perché un po' di raucedine, sì, e lo diceva praticamente proteggeva anno. Gli altri anche dalla sua malattia. E sì. Lui difendeva tutti dalla malattia, scusami, sì, è vero, proteggeva, non è quello che stavi ha sempre tu. Protetto proteggeva, tutti noi, e quindi voglio dire, se ne va per noi, per me, per i ragazzi della Ballandi, non solamente un manager, un uomo che come pochi ha saputo fare lo spettacolo in Italia, e questo sarà raccontato in tutte le maniere, ma noi siamo veramente tutti figli di Bibi, e Bibi veramente proteggici come hai saputo fare tu tutta la vita, perché tu sei un uomo di fede, un uomo che ha sempre creduto, e quindi forse ti accoglieranno tutti gli angeli, saranno felici di vederti, chissà che bei spettacoli farai. Dai, e che cosa porterai agli angeli che ti aspettano. Grazie Bibi, grazie di tutto quello che ci hai dato a tutti e della tua grande umanità. Siamo un po' tutti figli di Bibi, dice Alba Parietti.